Riuscita e partecipata in piazza Antica Regia a Ischia all'assemblea pubblica di presentazione del coordinamento dei comitati a difesa del diritto alla casa della Regione Campania. Nonostante il caldo torrido, tanti sono stati i cittadini che si sono alternati in piazza e che sono intervenuti al dibattito dando un importante contributo alla discussione. Tra questi l'ingegnere Michele Califano, il quale, portando ad esempio l'iter seguito dal comune di Ischia negli anni 90, ha sottolineato come attraverso il protocollo con la Regione Campania siano state approvate centinaia di domande di condono, protocollo d'intesa che poi nel tempo i nuovi funzionari della sovrintendenza hanno ritenuto superato e non più valido. E mentre Alfonso Pannello ha parlato di soprusi ed ingiustizie del sistema che in questa società, come nel caso degli abbattimenti, colpiscono sempre i lavoratori e le masse popolari, Francesco De Crescenzo ha sottolineato come sia importante organizzare assemblee pubbliche dove i cittadini possano esprimersi e confrontarsi su temi così importanti e drammatici come quello degli abbattimenti delle case. Così come hanno sottolineato Valeria Vitolo, Francesco Montella, Anna Setole e Gennaro Savi, il coordinamento chiede un immediato bloccaruspe a causa della pandemia e della crisi economica che ha messo in ginocchio le famiglie italiane e nelle more la soluzione definitiva di questo dramma. Inoltre si chiede che l'Italia si adegui alle scelte della Corte europea per i diritti dell'uomo, che ha stabilito che anche in questo caso il reato sia prescrivibile dopo 5 anni. Noi del coordinamento regionale campano chiediamo solo che l'Italia si allinei alle sentenze della CED, della Corte europea per i diritti dell'uomo, che ha stabilito e ha sentenziato che la resa di demolizione deve essere considerata pena accessoria e non più amministrativa, proprio perché deriva da un processo penale, per cui prescrivibile in 5 anni. Non è più possibile accettare che a distanza di 20 e 30 anni vengano demolite prime ed uniche case. La giornata di oggi ci ha confermato quello che già avevamo constatato a Pozzuoli, c'è grande fermento nel movimento di lotta in difesa del diritto alla casa, qui in Campania, come sappiamo anche altrove nelle regioni del centro-sud d'Italia. Abbiamo in programma qui in Campania di incontrarci ulteriormente nella terraferma, ad Acerra, a Gragnano, a Sorrento. Abbiamo intenzione di fare ancora altre assemblee e incontri proprio per aggregare sempre più i cittadini che sono interessati direttamente o indirettamente da questo problema, perché questo è un problema di tutti e noi dobbiamo far capire a tutti che questo è un problema grave che va affrontato adesso dalla politica tutta. Siamo qui ad Ischia e ringrazio tutti gli ischitani per la partecipazione a questo incontro. Ci tengo a precisare che il coordinamento in difesa del diritto alla casa è vicino sia ai cittadini, ma sta tentando anche di avvicinarsi alle amministrazioni comunali e pertanto si stanno susseguendo degli incontri con i primi cittadini, onde addivenire ad una soluzione bonaria che possa non arrecare pregiudizio al cittadino singolo, tantomeno all'amministrazione comunale. E pertanto siamo già partiti ad incontrare i sindaci della zona vesuviana e continueremo ad oltranza sino alla prossima manifestazione di settembre, con la speranza che i primi cittadini possano unirsi a questa battaglia. Al contrario di quello che qualcuno vorrebbe far crederci, con gli abbattimenti non siamo dinanzi al ripristino della legalità e del rispetto della legge, ma dinanzi a una colossale ingiustizia, visto che vengono abbattute solo le case di prima necessità e giammai immobili della grossa speculazione edilizia, affaristica e camorristica. Il coordinamento per la difesa del diritto alla casa della Regione Campania chiede con forza che venga fermata questa mattanza di Stato nei confronti della povera gente e si passi ad abbattere la grossa speculazione edilizia del cemento selvaggio che ha distrutto coste e colline della nostra regione.